Sembrava la serata di Griezmann, è diventata la serata di Insigne. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera, esattamente il 40esimo, e 40 ragazzi non sono pochi, 40 episodi di una serie che dura da ottobre praticamente, una serie piena di belle avventure con il Borussia Dortmund prima e con l'Atletico Madrid poi. Stiamo piano piano vivendole tutti insieme, abbiamo vissuto anche dei momenti di difficoltà recentissimi come quelli dello scorso episodio, ma oggi siamo pronti a ripartire. Never give up, come amo dire, come è il mio motto di vita ed è anche poi il motto che provo a trasmettervi di video in video. Detto questo, vi ringrazio anche perché state continuando a supportare tantissimo questa serie e devo dire che state supportando in generale anche molto il canale, Instagram, un po' tutto in questo periodo. Ma come direbbe il signor Wolf, beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Perché spostiamoci di là, c'è un episodio che verrà aperto con la sfida contro il Siviglia, che sarà una partita molto importante, giocata solo 3 giorni dopo quella contro il Malaga, quindi un Atletico un po' sulle gambe, che però ha vinto e quindi vittoria chiama vittoria, speriamo bene, speriamo di continuare questa striscia positiva perché l'inizio di campionato non è stato negativo, anzi, un pareggio, una sconfitta e 4 vittorie, abbiamo gli stessi punti del Real Madrid e siamo in zona Champions, quindi va bene. In questo episodio avremo anche l'opportunità di rifarci, vista la sconfitta all'esordio in Champions League, e quindi giocheremo contro il Lione. Poi ad ottobre ci sarà un big match, come quello contro il Barcellona, il 3 di ottobre, e la sfida sarà al Camp Nou. Infine, come chiusura d'episodio, episodio delicatissimo e proprio semplicissimo, come state vedendo, giocheremo contro il Valencia, che tra l'altro in classifica è a pari punti con noi, almeno per il momento. Però da qui a metà ottobre possono cambiare tante cose, quindi io direi bando alle ciance, seguitemi su Instagram, ve lo ricordo come in ogni episodio, per restare sempre aggiornati e più in contatto con me. E poi basta, possiamo partire, quindi vamos colchoneros, un bacione e andiamo in campo. Squadre nel tunnel, sta per cominciare la 7ª giornata di campionato e abbiamo già iniziato a fare sul serio. Lo abbiamo fatto col derby, lo abbiamo fatto con le prime sconfitte e lo faremo stasera per aprire un episodio che, come avete visto, sarà tutt'altro che semplice, con i colchoneros che, questo non è un caso, hanno il miglior attacco del campionato, come spesso capita alle squadre di Marconi, non hanno però la miglior difesa, e quindi uno degli obiettivi di questo episodio è proprio quello di rinforzare il reparto. Reparto che oggi sarà anche leggermente rimaneggiato, come peraltro un po' tutta la formazione. C'è Adan tra i pali, poi Lapshoff che fa il suo esordio nei 4 di difesa in questo campionato, il centrocampo come vedete è quello titolare, e poi Correa al posto di Gelson Martins è l'ultima novità nel 4-2-3-1. C'è il Ciolito che si è sbloccato contro il Malaga con una doppietta e che oggi ovviamente vuole far male anche al Siviglia. Parte col destro Insigne a cercare Kimpembe sul palo, non ci credo. Terzo legno consecutivo e secondo, anzi no, terzo anche per Kimpembe, che ne aveva preso uno la prima giornata e un altro in Champions League. Clamoroso, ma insiste l'Atletico che resta davanti con Correa che fa salire Arnold, prende il fondo, poi la finta a rientrare, il cross morbido per Insigne! È il più piccolino di tutti, ma la prende di testa e porta avanti l'Atletico Madrid. Lorenzo Insigne, primo gol con i colchoneros. E non è esattamente un gol alla Insigne, ma l'importante è che la palla sia entrata. 1-0 Atletico, esplode il Wanda Metropolitano, ci voleva una partenza così. A destra per Alexander Arnold, che può prendere un po' di campo, lo prende Arnold, poi in buca, un buon pallone per Griezmann, Griezmann, Baumann, e poi arriva Simeone sulla linea Sarabia. Non è finita perché c'è limite ancora Arnold, che se la porta sul destro e calcia largo. Lapshoff esce col pallone, buona partita sin qui del 4, poi Griezmann ce l'ha sul mancino e prova con Baumann che si distende in calcio d'angolo. Banega apre bene per Sarabia, defilato in area, calcia e Adan la alza sopra la traversa, e Sarabia poi con la difesa, giustamente perché abbiamo lasciato solo il terzino del Siviglia. Vuole ripartire il Siviglia. Demibrai, Kramaric in verticale, attenzione che Rebic è più veloce di Lapshoff e pareggia la partita e zittisce il Wanda Metropolitano, il numero 39 del Siviglia. 1-1 al decimo del secondo tempo, il gol del croato. Kimpembe, De Jong, deve ripartire l'Atletico, aumentare anche il ritmo, e allora Arnold verticalmente per Correa, Insigne dalla parte opposta,
Correa sterza su Kier, mette il cross, perfetto, per Moya! Moya! Toni Moya! Di testa, riporta avanti l'Atletico Madrid! Esordio in Liga, firmato col gol del 2-1. È una prima volta anche per lui, è entrato al posto di Griezmann, colpo di testa perfetto, che si spegne in fondo alla rete, 2-1, col gol del giovanissimo talento dell'Atletico Madrid. Vediamo se va in velocità Correa, aspetta anche rinforzi. Centrale c'è proprio Moya. Saúl a sinistra, anzi Saúl a centrale, Insigne a sinistra. Completamente solo con Simeone al centro. Di fronte al portiere, Insigne! Non sbaglia! E chiude la partita! 1-2, letale dell'Atletico Madrid. 3-1 in due minuti. E adesso siamo un pochino più sereni. Ma ce ne sono altri 24 da giocare. 24 come il numero di Insigne, che ha trovato la sua doppietta personale. E anche un gol pesantissimo, quello del 3-1, con il possesso di Lapshoff, che va da Moya, attende soltanto il fischio che arriva ora, vince l'Atletico, esulta il Wanda Metropolitano, 3-1 al Siviglia. Era uno scontro diretto perché sono due pretendenti quantomeno alle coppe europee e quindi conoscevamo il talento della squadra avversaria che affrontavamo oggi e l'abbiamo gestita alla grande, grazie anche a quel signore visto in quadrato poco fa, ovvero Lorenzo Insigne, che si è sbloccato e come ha fatto Simeone tre giorni fa, più che una settimana fa, lo ha fatto con una doppietta che ci ha permesso di vincere 3-1. In mezzo il gol di Toni Moya, poco prima c'era stato il gol di Rebic che aveva pareggiato la partita, 3-1, e meglio di così non potevamo presentarci alla sfida di Champions contro il Lione. Buonasera dal Wanda Metropolitano di Madrid, benvenuti ad Atletico contro Lione, la seconda giornata del girone di Champions League gruppo A. Entrambe le squadre sono a 0 punti dopo i primi 90 minuti. Questa qui la classifica con il Copenaghen e il Manchester che hanno vinto e che si affronteranno nella sfida di questa seconda giornata. Ovviamente devono approfittarne Atletico e Lione. Chi vince stasera si rilancia alla grande, chi perde rischia di compromettere il passaggio del turno. Va Insigne col destro, morbido, Griezmann! Antoine Griezmann! Un gol da fantascienza! Si è inventato l'1-0 in acrobazia! Passa l'Atletico col giocatore più forte della nostra squadra, che ci fa urlare noi e il pubblico! 1-0 Atletico! Un gol da impazzire, rivediamolo! Il calcio di punizione morbido di Insigne con Griezmann che si stacca e poi la gira in rovesciata, non calciando neanche benissimo, ma facendo secco Lopez in uscita. Atletico 1, Lione 0, il gol è di Antoine Griezmann. Saúl, centralmente per Griezmann che fa salire De Jong, ha un po' di campo l'olandese, a destra la vuole Gelson, bella palla di De Jong, la mette al centro Gelson, Lopez, arriva Griezmann! Arriva Griezmann! Che fa 2-0, tapin vincente, e come dicono gli esperti del grande calcio, a campioni del genere non serve rincorrere il pallone, perché è il pallone che viene da te. Qui Lopez smanaccia, Griezmann da due passi non può sbagliare, doppietta e 2-0. E finisce qui il primo tempo a Madrid, e avanti l'Atletico per 2-0, partita praticamente a senso unico, e siamo stati più cinici del solito oggi, grazie a questo signore qui. Eggestein, riparte all'attacco il Lione, palla centrale per Munir, col sinistro e trova il gol immediato. Munir col mancino al secondo minuto del secondo tempo. Questa è la situazione, non possiamo non prendere gol, in un modo o nell'altro ce li fanno sempre. Qui peraltro l'Atletico che aveva difeso anche discretamente bene, almeno in diretta mi sembrava di sì. Forse lì Alderweireld deve coprire un po' meglio il sinistro a Munir,
che però fa un gran gol per Ruben Neves con Griezmann che gliela porta via e fa ripartire l'Atletico. Scarica su Moyà, a destra c'è Gelson, la porta Moyà. Ora il pallone ottimo per Gelson, fino in fondo, la mette al centro dove stava arrivando Griezmann, che però viene anticipato, poi a raccogliere c'è splendidamente Arnold. E allora Saul, centrale per Moyà, la lascia ancora a Griezmann. Lopez, Hernandez, l'appoggio centrale per Moyà, poi Insigne, cerca lo scarico su Griezmann, non passa il pallone, se lo ritrova ancora Insigne che prova a giro. Mamma mia, è una serata pazzesca per quanto riguarda i gol belli. Lorenzo Insigne, 3-1, e questo sì che è un gol dei suoi. Al 66esimo trova il terzo centro con la maglia dell'Atletico Madrid, il primo in Champions, il terzo consecutivo peraltro dopo i due segnati alla Siviglia, e 3-1 Atletico. Insigne cerca ancora in verticale Simeone, che deve dar fastidio quantomeno a Mi, e riesce anche a rubargli il pallone, lo lascia Insigne. Occhio a Saul, si è aperto il Lione, fino in fondo Saul, che cala il poker. Anche il capitano si aggiunge alla lista dei marcatori ed è 4-1 per l'Atletico. Arnold, Saul, riesce a servire Gelson, sta partendo anche Lemar, mandato in porta, Lopez non esce, Lemar dal fondo, la alza verso Giovanni Simeone, che ci mette la testa con l'ascensore, fa 5-1 e trova il primo gol in Champions. Moyà recupera un ottimo pallone davanti alla propria area di rigore e fa ripartire ancora l'Atletico con Lemar che fa pedalare Insigne. Gelson dalla parte opposta, Insigne va da solo, Insigne contro Lopez, Insigne non sbaglia, 6-1 dell'Atletico, che non si ferma più. Seconda doppietta di fila per Insigne, e l'Atletico chiude il primo set, che vuole far ripartire l'Atletico, che chiaramente non ha voglia di smettere di giocare, ha voglia di divertirsi in questo finale. E quindi Simeone col tacco per Insigne, sta andando Lemar che vuole il pallone, a destra c'è anche Gelson, finito il fuorigioco, Lemar non riesce a servirlo ma fa proseguire Koke, al limite vuole sterzare Koke, poi c'è fallo e calcio di punizione. C'è Insigne che vuole andare per la tripletta, va Insigne! Ed eccola qui la tripletta! Fa 7-1! Pazzesco! Atletico Madrid che ne fa 7 a Lione! Lorenzo Insigne che ne fa 3 per la prima volta con la maglia dei Colchoneros! Sembrava la serata di Griezmann, è diventata la serata di Insigne, che fa impazzire letteralmente tutti quanti con un calcio di punizione magistrale dove Lopez non può arrivare. Ha tolto la ragnatela dall'incrocio dei pali, non si contiene Federico Marconi. E adesso sì che l'Atletico comincia a girare come vuole il mister. E non è un caso che cominci a girare proprio alla vigilia di una sfida come quella contro il Barcellona. Arrivano i tre fischi, finisce così. Atletico che dilaga, distrugge il Lione e si rilancia, direi, alla grandissima per questo girone che non era cominciato bene, perché avevamo perso 3-1 sul campo del Copenaghen, definendolo un incubo peraltro, e invece stasera l'incubo vero e proprio l'ha vissuto la squadra francese, che si mette in una posizione un po' complicata perché a 0 punti dopo due partite con 7 gol presi soltanto stasera, insomma, non vorrei essere nei loro panni. Sono felice a questo punto, nel bene e nel male, di essere più nel bene stasera nei panni dell'Atletico Madrid, perché finisce 7-1 e credo che sia la vittoria più larga in generale di una mia carriera. Credo di aver fatto il record. Serata che in realtà anticipa soltanto quella che sarà la ciliegina sulla torta di questo episodio. Un match, o meglio una squadra che andremo ad affrontare adesso, che l'ultima volta ci fece sorridere e anche un po' godere, perché l'ultima volta ci regalò una finale di Champions. Buonasera dal Camp Nou di Barcellona, benvenuti a Barcellona Atletico Madrid, una sfida importantissima, quella che apre l'ottava giornata della Liga, stagione 2020-2021, 4 mesi dopo si rincontrano Valverde e Marconi, 4 mesi dopo quella semifinale di Champions in cui il tecnico romano umiliò proprio qui al Camp Nou i Blaugrana, vincendo 2-0 con il Borussia Dortmund dall'andata in Germania e poi 3-0 qui, eliminando il Barça dalla Champions, Champions che poi, come tutti sappiamo, alzerà capitan Marco Reus. Stasera si parla di Liga, è un'altra avventura, siamo sulla panchina dell'Atletico. È un periodo in cui ci affidiamo ai vecchi ricordi, perché c'è stato il nuovo esordio in Champions, c'è stato il
grandissimo 7-1 in settimana contro il Lione, ma andiamo a leggere la formazione della Barcellona con Ter Stegen tra i pali e poi Jordi Alba, Umtiti, Koulibaly e Walker, difesa pazzesca, poi Pereira, Arthur e Pogba al centrocampo, il tridente offensivo composto da Paco Alcacer che noi ben conosciamo e poi gli esterni sono Coutinho e Messi. Atletico che, come dicevamo, ha vinto 7-1 in settimana, ma è una vittoria che può essere anche controproducente perché non dobbiamo rilassarci eccessivamente stasera. Oblak tra i pali, Hernandez, Kimpembe, Alderweireld e Arnold in difesa, il centrocampo composto da De Jong che affianca il capitano Saul e poi Lorenzo Insigne, Griezmann e Gelson Martins alle spalle del Ciolito Simeone che si è sbloccato un paio di settimane fa segnando una doppietta, è tornato al gol anche in Champions 3 giorni fa. Speriamo che lo faccia anche questa sera. Adesso è davvero tutto pronto sul pallone Paco Alcacer. Barcellona che, come abbiamo visto dalla classifica poco fa, è un po' in ritardo di marcia, vuole sicuramente ripartire e proverà a farlo contro una squadra che al momento è seconda. In verticale un buon pallone a liberare Paco Alcacer, Messi dalla parte opposta, la porta Alcacer che sterza, poi ricomincia da Pogba, quindi Coutinho che cerca spazio per il cross, messo fuori da Hernandez, rinvio del portiere tedesco, di testa benissimo De Jong e grande aggancio anche da parte di Griezmann. Poi si è mosso Insigne, che palla di Griezmann per Insigne in aria, Insigne, Ter Stegen! La mette in calcio d'angolo. Che risposta del portiere tedesco. Qui Insigne ci ha messo un po' troppo a controllare. Atletico che è partito in quinta, Insigne verso Kimpembe, Ter Stegen, grande risposta. Jordi Alba, in mezzo va Alcacer, Kimpembe su Jordi Alba, ma la palla resta lì, destro, Oblak. Tra le linee si è mosso Saul, la palla è per lui e poi va subito verticale da Insigne. A rimorchio c'è pure Griezmann, bella azione dell'Atletico, tutta di prima. Griezmann, palo! 20 metri dalla porta di Oblak, finta di Pogba, sinistro di Messi, palo! O incrocio dei pali. Poi De Jong, tra le linee per Griezmann, se lo sono persi, mai lasciare da solo il 7 che può partire. C'è Simeone vicino, Griezmann vuole che il triangolo si chiuda, così è, palla che passa, Griezmann non controlla, Insigne sì, in aria, si gira e calcia! A giro, col destro, Lorenzo Insigne al tramonto del primo tempo. Dopo la tripletta a Lione punisce anche il Barcellona, 1-0 per l'Atletico Madrid. Gol pesantissimo del numero 24, dove Ter Stegen non può arrivare. Grande finta su Walker e destro a giro, pesca l'angolino, Barça 0, Atletico 1. Il primo tempo va in archivio 1-0 per i colchoneros, meritato secondo me, anche se il Barça ha fatto bene, quindi attendiamoci un grande secondo tempo. Vuole lo scambio con Walker, che preferisce Messi, occhio a Coutinho dalla parte opposta, Messi fino in fondo, cerca lo spazio per il cross, poi lo mette sul secondo palo, Arnold e De Jong, che allontana, ma qui brivido per l'Atletico, che sta ripartendo con la velocità di Insigne e Griezmann centrale, deve essere servito, perché stava finendo in fuorigioco, ma la posizione mi sembra regolare, così è, uno contro uno di Griezmann, sinistro, largo, De Jong allora, che apre per Arnold e anche in zona tiro, prova il destro, Ter Stegen si distende, non è finita perché c'è Saul che la tiene dentro e Walker devia in calcio d'angolo, è sempre lì l'Atletico, uno contro uno con De Jong che non gli concede il destro, poi Cardona al cross morbido verso Messi, colpo di testa, Oblak. Barça che sta crescendo negli ultimi minuti, Messi corto per Coutinho che cerca spazio per il cross, salta De Jong, ricomincia da Cardona, limite Arthur, la sponda per Busquets. Occhio all'Atletico troppo chiuso, Arthur sempre in zona tiro, Pogba ce l'ha sul destro, Oblak dice di no. 84 in corso, la porta De Jong, a destra c'è Alexander-Arnold, di fronte a sé Correa e invece in mezzo il pallone per Simeone, c'è anche Griezmann che fa salire De Jong, che sentenzia il Barcellona, azione pazzesca e 2-0 Atletico, calcio champagne della squadra di Federico Marconi che chiude il discorso. Seconda vittoria di fila per il tecnico romano al Camp Nou dopo il 3-0 della Champions dell'anno scorso. Il 2-0 imponente dei colchoneros di quest'anno. Ma il tempo è finito. Vince l'Atletico Madrid al Camp Nou di Barcellona. Vince 2-0 e convince soprattutto. Dimostra come mai la Barcellona è così giù in classifica, sicuramente per un calciomercato non propriamente perfetto, che ha forse indebolito con qualche partenza di troppo i Blaugrana. Calciomercato che ha rinforzato l'Atletico con due giocatori in particolare che oggi sono andati a segno, uno Lorenzo Insigne e l'altro il buon Frankie De Jong, 2-0 coi gol dei due nuovi acquisti.
Cerca Koke, lo cerca male, ma Koke fortunatamente arriva sul pallone e verticalizza per Lorenzo Insigne, che rientra sul destro, va al cross, bello, per Koke al volo! E Neto dice di no, strepitoso l'ex portiere della Fiorentina. E quindi Guedes da Müller. Benedetto, occhio che a sinistra parte Guedes, dimenticato da Arnold. Va in porta il numero 7 del Valencia, dalla parte opposta Soler, Guedes fino in fondo. Guedes e Adan dice di no, grande risposta del portiere in teoria di riserva dell'Atletico Madrid, ma come spesso scopriamo nelle nostre carriere è quasi più forte quello di riserva che il titolare. Sbagliato il tocco e quindi occhio al Valencia con Benedetto dentro l'area, destro Adan. 0-0 tra Atletico e Valencia in questa nona giornata di Liga, primo pareggio di stagione per i colchoneros, che si presentano così rifiatando un po' e non meritando troppo di vincere questa partita effettivamente per quello visto nei 90 minuti, in vista però della Champions League, e lì avremo un crocevia fondamentale perché sarà il giro di boa contro il Manchester e dovremo capire quanto effettivamente saremo pronti. Classifica che ci vede in testa grazie alla differenza reti migliore rispetto alla Real Sociedad con 20 punti, 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, stessa cosa ovviamente della Real Sociedad, segue il Real Madrid con 19 punti, poi Valencia a 17, l'Alaves a 16, Levante a 15, il Villarreal a 14 a pari merito con il Betis, il Siviglia, quindi il Barcellona a 12 a pari punti con l'Athletic Bilbao, l'Eibar, il Getafe, l'Espagnol al 15esimo e al 16esimo posto con 10 punti, Las Palmas e Malaga, Girona con 7 punti e poi in fase conclusiva di classifica in zona retrocessione, Rayo Vallecano con 6, Celta Vigo con 5 e clamorosamente in 9 giornate Sporting Lyon a 0 punti. Questa era la classifica, questo era l'episodio che spero vi sia piaciuto, a me tantissimo, registrarlo mi ha divertito tanto perché ci sono state belle partite da giocare, da commentare e credo anche da vedere. Detto questo lasciate un like per l'appunto, commentate qui sotto con la vostra sull'episodio in generale, se vi va condividete il video, passate in descrizione per tutte le info e per i miei social su tutti Instagram, se non lo siete ancora iscrivetevi al canale, io vi saluto, ho finito la voce, un bacione, never give up e bella raga!